intendiamo piegarci ai deliri del politicamente corretto, tanto di moda in alcuni salotti chic. Non possiamo tollerare che piazze e monumenti siano presi d'assalto e che libri, film e canzoni siano messi all'indice nel nome di una cultura della cancellazione che vorrebbe che facessimo abiura del nostro passato e di ciò che siamo. Non possiamo rimanere in silenzio davanti a chi nelle nostre scuole, nelle nostre università insegna l'odio per la nostra stessa civiltà. Non possiamo accettare lezioni da chi per decenni non ha fatto altro che parlare di laicità e dire che l'Europa deve liberarsi della sua identità religiosa e poi oggi invoca la chiusura delle scuole per la fine del Ramadan, mentre con la stessa cristallina coerenza chiedeva di togliere il crocifisso dalle aule. Non accetteremo mai lezioni da chi si riempie la bocca dei diritti delle donne e poi si volta dall'altra parte se le donne sono private della loro libertà e dignità con la scusa della cultura del paese di provenienza. E voglio dire che considero abbastanza allucinante, lontano anni luce dal nostro stato di diritto, che qualche magistrato abbia sostenuto che maltrattare la propria moglie non è reato se fa parte della cultura del paese d'origine. E considero forse ancora più allucinante il silenzio di certe femministe, anche se non mi stupisce.